Salve a tutti ragazzi, bentornati al canale di ToxicGamer88. Oggi riprendiamo su Dark Souls 3. Allora, come vedete ho cambiato di nuovo set, ma questo era un qualcosa di temporaneo. Allora, voglio creare una nuova, non dico build, però un nuovo set, vediamo. Per ora utilizziamo quello del vincolo del fuoco. L'abbiamo ottenuto sconfiggendo. Dove sei? Dove sei? Eccolo qui. Perfetto. Perché voglio utilizzare questo set? Perché appunto siamo in una zona innevata. Adesso ho uno spadone del boia più 9. Ho anche upgradato altre armi a più 9. E ha richiesto veramente un numero di anime impressionante. Anche lo spadone del fuoco a più 9 che voglio utilizzare. Togliamo questo, mettiamo questo che aumenta le piromanzie. Ok, siamo pronti e carichi. Così abbiamo un'arma per ripristinare i punti azione, punti mana. 10 fiaschette Estus normali, 5 scinere. E siamo a posto così. Quindi ritorniamo nel DLC, nel mondo dipinto di Ariandel, una cosa del genere. Vediamo se è giusto. Ariandel è giusto, perfetto. Torniamo qui nel villaggio dei Corvidi. Dobbiamo proseguire, dobbiamo andare avanti. Ancora non abbiamo incontrato nessunissimo boss, però ce la stiamo cavando abbastanza bene. E in questo momento ci avviciniamo anche ai 500 iscritti e sto pensando seriamente di portare Elder Scrolls 4 Oblivion, la Claymore però resta comunque imbattuta come arma. Però mi voglio divertire. Quindi ho armonizzato Tempesta del Caos e Resti della Culla del Caos. Sono delle piromanzie abbastanza potenti. Forza. Proviamo anche l'altra spada. Perfetto. Devo dire però che questi spadoni sono abbastanza ottimi. Ma meno male. Quest'arma non so se la potenzierò a più 10. Forza, fatti sotto. E dovrei cambiare anche scudo. Il danno lo facciamo. Proviamo anche lo spadone. L'importante è divertirsi. Interessante. Ci può aprire in due come una rana. Ecco di nuovo lo stesso problema della volta scorsa. Non vedo nulla. Ok, giochiamo pesante. Sì, apprezzo la difficoltà, però dai. Ok, che il coso passa attraverso già mi rompe i coglioni. Wow, bello questo nemico, veramente formidabile. E ora che ci faccio caso, mi ricordo tantissimo quei guerrieri di ghiaccio rotti in culo che ci facevano tanto male. Non mi arrabbierò però questa volta. Il motivo è semplice. Il gioco ha dei problemi di calibratura dei danni dei nemici quanto una casa. Quindi è inutile star qui a sguazzarsi troppo. Non ci possiamo fare assolutamente nulla. Abbiamo sconfitto il boss più cattivo di Dark Souls. Utilizziamo questa. Però questa armatura a me non piace. Cioè è troppo semplice come armatura. Vieni qui, dai. Forza, vediamo se che sai fare. Guardate quanto tolgono i coltelli. Ridicolo, semplicemente ridicolo. Mi
mi locchi allora sei proprio coglione. Mi locchi gli altri, sei un coglione. Sì, va bene. Allora, questo muro è inutile. Sì, ma ha fatto troppi attacchi troppo velocemente, dà fastidio. Cioè, si arriva al punto che è meglio skipparlo il nemico. Andate a fare in culo, ma... ma è uno schifo, cioè, ma... vabbè, lasciamo perdere, è inutile. Saltiamolo questo nemico, tanto lo sapete che posso sconfiggerlo. Ma non ho tempo, io sto registrando e quindi il tempo è poco e va contro di me. Mi dispiace, ma i nemici loro li hanno fatti a cazzo di cane e io ho anche poche braci. Quindi se devo star qui a giocare con questi coglioni, cioè devo per forza utilizzare la claymore. E non venite a dirmi non tutti i nemici sono veloci. Lo so che non sono veloci tutti i nemici, però quando tu mi metti un nemico che in un colpo fa 40.000 azioni, francamente te lo puoi anche tenere. Io basta che vado qui, adesso trovo la strada per andare da un'altra parte. Ma muorici. Cosa sono tutte queste urla? Basta skipparli, cioè si arriva al punto che devo skippare il nemico perché appunto è fatto male, ma non mi interessa. Cioè perché prima di uccidere quel mostro dovrei uccidere tutti quelli che stanno accanto lì e fare veramente un casino. Carini. Io ho 10 fiaschette e me le devo saper gestire, quindi... di nuovo. Beh, basta. Sono stanco, ragazzi, vi giuro, sono stanco di questo DLC, sono stanco. Ritorno all'ultimo palo e vaffanculo, proviamo a riaffrontarlo. Ma dai, cioè... questo dovrebbe essere l'ultimo capitolo di Dark Souls, tediante. Ma chi se ne frega, ma si arriva al punto che uno se ne sbatte i coglioni. Cioè, faccio qualche taglio e me ne esco. Io ci voglio riprovare per dimostrarvi appunto che anche giocando al massimo delle mie potenzialità, i buchi... questo gioco sono quanto una casa. Per poi droppare merda. Allora, lì non ci serve andare, quindi basta fare così. Cioè, devo per forza utilizzare la claymore perché naturalmente il gioco mi obbliga a utilizzare un'arma che abbia molto che faccia molto DPS. Ah, ah, fregati. Bene, scendono tutti e andiamo a uccidere l'altro. No, diventa stressante, ragazzi. Il mio consiglio qual è? Quando trovate una situazione che non dipende da voi, perché naturalmente avete di fronte un nemico troppo... non dico OP, però... merda, cioè, inutile. Fate un po' di safe play e ve ne uscite, perché altrimenti vi stressate inutilmente. Vedete, io arrivo al punto di odiare il gameplay di Dark Souls 3 perché appunto è fatto male, ma lasciamo perdere. Dovevamo arrivare qui, quindi alla fine chi se ne frega del nemico messo sotto tanto per fare incazzare, perché
tutto si riduce a questo. Io ti metto un nemico che ti fa incazzare, così tu perdi e oltre a perdere nel gioco perdi anche la pazienza. Invece no, io prendo, schippo il nemico e ti attacchi al cazzo. Poi se uno vuol dire non lo sai affrontare oppure sei scarso, va benissimo, ognuno è libero di pensarsela come vuole. Ma io devo registrare, ho una tabella di marce da rispettare, ho persino poco tempo, quindi perché mai devo affossarmi da solo? Cioè non ha senso. Anzi, mi stupisco che non ne abbiano messo più di uno di quei nemici. Eccolo qui. Che fa? Lo sapevamo. Vediamo se ci prende. Dov'è? C'è l'arma, tra virgolette, finale del gioco, finale nel senso che si ottiene a fine gioco, è una cacata. Una claymore di fuoco apre i culi. Allora, prima di tutto, esplorazione. E ce ne usciamo, belli, tranquilli. E vorrei parlare di una cosa molto importante. Devo tenere a mente che... Guardate qui, questo non è un bug. Io andrò a prendere a Miyazaki a schiaffi per queste merdate che combina. Che non sa programmare, non sa fare un cazzo, è tutta apparenza. Sì, la lore è bella, quello che vuoi, ma un gioco va giocato per essere vissuto, non va... Come lo attacco sto coso? Così, come... Credo si possa fare quello che penso. Cioè saltare dentro il pozzo? Nah. Andiamo da un'altra parte. Cerchiamo di uscircene in fretta da questo DLC perché mi sta dando parecchio fastidio. Nemici sballati. Il primo DLC, Artorias dell'Abisso, veramente mi diverte in una maniera assurda, in una maniera... L'arcieria penalizzata perché? Non puoi uscire, ti hanno programmato male. E io ti pulisco ora appena ti becco. Cosa? Oh cazzo, è uscito. No. Dove mi sono... Cioè la telecamera non aiuta, cioè ma dai. Sei morto, poi... È una stronzata, è tutto un'emerita stronzata. In poche parole, spendere soldi per un DLC così, al di là, cioè, se avete l'idea soltanto di esplorare, va bene. Ma io lascerei perdere, cioè non ha minimamente senso andare a farmi male da solo. Per cosa poi? Non lo so. Adesso ho trovato un setup diverso, guardate qui, nemmeno posso uscire dalla porta, ma non si vergognano i programmatori del loro cazzo di lavoro. Allora, visto che la situazione è grave e la spada del vincolo mi sa di minchiate, io rimetto la mia claymore. Un attimo. Questa fa di danno 462. E la claymore più 9 invece, tanto per... Fa meno danno, ma secondo me fa più male. E allora... Utilizziamo sempre la solita arma perché naturalmente fa schifo. A due mani. Uno si stanca soltanto per... Il bisciotto, cazzo. Una claymore più 10 rompe i culi in questo titolo. Cioè
Cioè, ora non mi aspettavo che qualcosa uscisse, però vabbè. No. Arrivederci. Fare una piccola rush non fa mai male. Cioè, ho messo 5 fiaschette cinere per nulla. Ma vaffanculo, ma veramente ve lo dico col cuore. Andate a fare in culo. Cioè, prendere, io li prenderei a schiaffi per la loro stupidità. Creare un titolo e vantarsi di aver creato il capitolo finale di Dark Souls 3 è difficile. Ma minchiate, non è difficile. È soltanto snervante. Stessi difetti di gameplay. Forza, perché non vieni fuori, coglione? Adesso ce la giochiamo in maniera totalmente differente. Forza. Ora mi incazzo. Cosa? Con la Claymore non fai più lo spavaldo? Cosa? Sei morto, testa di minchia. Ho spammato attacchi a destra e a manca. Guardate che pugnali. Lance. Non pugnali. Questo è tutto il gameplay di Dark Souls 3. Spammate attacchi a raffica, ragazzi. A raffica. Prima o poi li sconfiggete i nemici. Non utilizzate le tattiche oppure... Pure questo. Vieni qui. Uno. Due. Tre. Adesso lo apro in due. Il tempo che arriva la stanza. Ho spammato attacchi. Basta. Se arriva al punto che... fatto male. Aurela via bianca, che cazzo è? Cioè, ho perso un sacco di tempo per arrivare fin qui soltanto perché hanno messo dei nemici che fanno tantissimo male, soprattutto per un personaggio del mio livello. E per cosa poi? Per una reola? Che cazzo fa sta merda di incantesimo, di miracolo? Un miracolo perduto dalla via bianca scaglia un disco bianco che squarta i nemici prima di tornare da chi lo ha lanciato. Ah, tipo il coso di Xena. In passato, quando le tracce lasciate dagli dei non erano ancora svanite, i miracoli della via bianca narravano di queste aureole. Coloro che bramavano le aureole perdute credevano davvero che queste avrebbero prima o poi fatto il ritorno. Cioè, non serve un cazzo, mi stai dicendo. Qui cosa devo fare? Fatemi indovinare, mi devo inchinare in qualche posa? Non ce l'ho, mi dispiace, vaffanculo. Prega forse, aspettate, forse ce l'ho, prega. E veramente, sono veramente schifato di questo titolo. Non vedo l'ora di terminarlo. È una cosa bruttissima da dire, ma è così. Ma vaffanculo, ma non serve una minchia. Anche il fattore magia. Allora, poniamo per assurdo che voi siete arrivati a questo punto con un personaggio che abbia una build magia. Fin qui ci siamo. Cazzo, c'è l'altro. Via, via. Cioè, quando il... Io sono costretto a dire via, via in queste maniere. È brutto. Significa che c'è qualcosa che non va ed è grande quanto una casa. Significa che io non voglio più affrontare il nemico perché è stressante. Non è una cosa bella da dire. Andate a fare in culo, cazzo di alberi di merda. Afferrano così a destra e manca. Se mi sciotta veramente. Ti togli. Sì, però 3 ore per fare una minchiata veramente non vi sembra vergognoso? Cioè, non ci vuole pudore ad ammettere. Fanculo, coglione, dov'è? Non mi dire al cazzo.
Cioè io devo dire, spero di non incontrare quel nemico perché naturalmente OP e ci rompe il culo. Lì c'era un altro. Sì. Ecco come fotterli. Ah, si avvicinano, ecco perché sembrava strano, troppo easy. C'è tante armi e alla fine cosa devo fare? Spammare attacchi. Bah. E tutte queste monete inutili che non utilizzerò mai. Tanti oggetti veramente stupidi messi a caso. Adesso ho 4 fiaschette perché giustamente ho confidato tanto nella piromanzia. Sì, funziona, ma non funziona. I've seen your kind time and time again. Every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed secret of truth. But in the end, you lack the slumber for the agony that you bring upon yourself. Ora ci rompe il culo, vero? Perché non posso castare? Perché non posso castare? Vorrei capirlo. Ci ha messo qualche debuff, va bene. Ah, utilizza la mano oscura. Non mi mette il lock. Vedete che schifo. Sicuro come la merda. Ah, vaffanculo, basta che spammo 4 attacchi e gli rompo il culo. Che stronzata di gioco fatto col culo. Veramente ragazzi, c'è da impazzire. Elfriede, la più anziana delle sorelle a capo della chiesa nera, fece dono di questa spada al proprio cavaliere. Si trattava però di un dono da Dio per il cavaliere. Accettarla significa abbandonare per sempre il proprio compito. Fiammata di Elfred, avvolge la fiamma con una fiamma nera, emanazione del fuoco oscuro che brucia nel petto di lei. Va bene. E poi ho trovato un oggettino. Cioè a me dà parecchio fastidio, ragazzi, questo titolo per come è stato blasonato in una maniera vergognosa. Chiave del meccanismo. Questa chiave attiva il macchinario che permette di accedere all'attico dell'archivio ai confini del villaggio dei Corvidi. Dopo aver guidato la donna dai capelli bianchi all'attico della biblioteca, Sir Willem fece tesoro di questa chiave difendendola con la propria vita. Va bene, l'altro finocchio abusivo messo qui. Anche questo fatto di utilizzare le fiaschette cinere è una bellissima meccanica, però non è stata integrata appieno. Cioè mi metto un nemico qui così random. Ah, le scale, va bene. Qui c'è altro. Diamo un'occhiata. Veramente ragazzi, mi sento stressato con questo titolo. Non prendetela a male, però il mio consiglio è non aspettatevi tanto. Cioè in poche parole, Dark Souls 1 con più nemici, più cose, fatte in maniera più difficile e più stressante, punto. I believe. I feel. Ma questa è quella di prima? Chi cazzo è zio Gale? Non lo so, chi cazzo è?
Mettono tanti, tanto alone di mistero perché non hanno saputo fare una trama. E la From non la sa fare una trama bene. Perché tutti e tre i capitoli non hanno trama. Vai lì, ammazza quello e rovina la fiamma. Appunto, tutto il resto è contorno. E ora? Qui vedo soltanto buchi enormi. Il marchingegno dannatissimo non si muove. Cioè io non vedo l'ora di terminare questa serie. Almeno mi vado a rilassare con un altro titolo. Bene. Mi faccio proprio un percorso spettacolare. Adesso dove cazzo devo andare? Che non lo ricordo. Oh, il falò, alleluia. Facciamo una cosa, devo tornare urgentemente. Volevo tornare al santuario, però. Ok, abbiamo anche sbloccato lo shortcut, andiamo avanti. Cerchiamo di velocizzare il più possibile. Non vedo l'ora di terminare questo gioco e ce ne usciamo, forse? Proviamo l'altra spada. Ricordatevi, spammare attacchi non è una vergogna. Se il gioco è fatto così non è competenza vostra. Sono stati i programmatori a creare questo obbrobio e voi giocate nel metodo. Allora perché arrivare qui? Che non c'è nulla. Perché mettere queste zone? Perché? Io vorrei capire il perché. Non ha senso. Non ha minimamente senso mettere delle zone così inutili. Fanno perdere soltanto tempo e fiasche testus. Punto. Boh, io veramente resto stupito dalla stupidità di questo titolo. Cioè, adesso voglio provare quest'arma. Mi piace, è un'arma che è veramente... Forza, ah, no, uno. Forza. Penserò alla mannaia, mi serve un'arma che mi ripristina punti vita. Farò un setup, ragazzi, soltanto per ripristinare punti vita. Perché tanto alla fin fine, spammando attacchi, siamo a posto. Cioè, mettere dei nemici che francamente sono fatti male. Perché un nemico che lancia dei mega dardi della luce. Dov'è? Vieni qui. Vieni qui. Nemmeno sanno... Nemmeno il backstep hanno corretto. Cioè c'è un bug che non permette di fare backstep. Perché appunto lo devi prendere sul fianco il nemico. Pietra prismatica. Aia. Quando ti danno ste cose significa ponti invisibili. Ma vi ho fatto vedere come si può ovviare a tale mancanza. Allora questo scudo non mi serve. Dammi questo. Adesso lo potenziamo. Perché voglio utilizzare questo scudo? Beh, voglio ripristinare vita come se non ci fosse un domani. Adesso che io mi vado a imboscare in un posto dove è sicuro che crepo, perché devo andarci a tentonio con le pietre prismatiche, francamente no. Corazza dei devoti, ok. Però la vita si ripristina in una maniera veloce.
abbastanza veloce. Allora, questa zona mi sta mandando in confusione soltanto perché non la conosco, niente di particolare. Non c'è. Dov'è? Non posso bloccarlo? A che mi serve la piromanzia? Ho sbagliato io, errore mio, vabbè, niente di preoccupante. Non sprechiamo. Troppo mana. Ci serve. Allora, qui ci sarà. Eccolo, lì già lo... ne ho visto uno. Lui si crede furbo, ma io sono più furbo di lui. Vedete, basta un occhio attento e fate una strage qui. Ce la caveremo, non vi preoccupate che ce la caveremo abbastanza bene. Anzi, al di là delle mie previsioni. E sto utilizzando lo scudo. Cioè, utilizzare questo setup è importante. Perché? Perché da un lato abbiamo i punti vita che guardate come ripristinano. Allora è servito soffrire un poco. Mi sento su Skyrim. Vabbè, adesso lì ci arriviamo. Prima andiamo a fare un po' di... fuoco e fiamme. Mamma mia, amo quest'arma. Non so perché, ha uno stile che mi piace tantissimo. Oh, un pezzo di dita. Uno, grande. Proprio ne avevamo la necessità. E lì perché c'è quel bagliore luminoso? Non è un oggetto, quindi non ci serve. Io non so dove sto andando, è diverso. Cioè mi sento troppo confuso. Attenzione qui, questa è una bastardata. Cadi. Questo non te l'aspettavi, vero stupido? Spam attacchi come se non fosse un domani. Non curiamoci, perché tanto utilizzeremo... oh, un altro pezzo. Due pezzi di titaniti nel DLC. Grande, ragazzi. C'è speranza allora. Sì, ma io lì come ci arrivo? C'è il ponte. Scusatemi, non me ne ero accorto. Cioè il game, il level design è fatto bene. Questo è poco ma sicuro. Fatto veramente, veramente bene. Cioè non si vede. Cioè uno arriva qui e non vede nulla. Guardate. Voi cosa dovete fare? Entrate, vi fermate un attimo. Fate un passo alla volta e poi per magia siete a posto. Allora, sto cominciando ad apprezzare tantissimo questo setup. Mi servono ancora molte molte anime per crearmi una mannaia da abbinare a questa spada, per ripristinare i punti vita e potenziare naturalmente lo scudo. Allora facciamoci un giro qui. Comunque faccio bene a incazzarmi, perché su certe cose sono fatte male. Adesso se io saltassi da qui. Voi direte, sì, ma adesso devi tornare indietro. È un rischio che sono disposto a correre al fine di vedere se c'è qualche oggettino sopra qualche tetto. No, non c'è. Bene, bene. Non utilizzeremo il falò. Non ne vedo la necessità. E poi abbiamo lo shortcut. Abbiamo...
Abbiamo già eliminato i nemici. Quindi abbiamo campo libero. Secondo me qualche boss nelle vicinanze ci sarà. C'è un Pokémon, ci ho fatto caso. Ho rivisto il... Non il trailer, come si... cazzo si chiama? Il filmatino iniziale. E c'è un'armatura simile a questa. E mi sono detto, ma cazzo, hanno riciclato anche i boss. Cioè, ma veramente, ma stiamo dicendo... Allora, lui lo devo eliminare perché è cattivo. Va bene. Saliamo, saliamo ragazzi. Abbiamo 9 fiaschette Estus e degli scudi che ci permettono di ripristinare la vita. Questo scudo però è fatto bene, perché para 100. Quindi, in caso di attacco fisico, possiamo resistere un pochino. E mi sa che lo porterò a più 10. Adesso farò un setup. Adesso mi ci prende per il culo. Dai, casta! Casta! Adesso, due mani. Uno, due, eliminato, via. Oggettivo. Scudo dei devoti, poi lo leggiamo. C'è uno che spamma attacchi. Minchia, sono in due. Vieni qui. Cazzo, headshot, minchia culo. Mamma mia, proaggine. Ok, leggiamo la descrizione dello scudo. Eccolo qui. Come? È più scarso di questo? Cioè, questo è 100 e questo fa... Protegge di più da oscurità, va bene. Scudo utilizzato dai devoti di Farron, il legno di cui è fatto e rinforzato col metallo. Offre una discreta resistenza contro i poteri dell'abisso, giustamente. Va bene. Preferisco questo di qui. Ah no, ci permette di utilizzare l'abilità speciale dell'arma questo scudo, ahia. Con i perri non è che sono messo tanto bene. Però vedete, utilizzare l'anello del ripristino. Potere dei bug. Una campana. E qui i fanatici di lore stanno sbroiando in una maniera assurda. La campana, questa è la campana di Tizio Kai e Sempronio di Dark Souls 2. Brrr, tutte così. Già li vedo. Vince chi attacca per primo su questo titolo. Non l'avete ancora capito? Mi sa di no. Perfetto, abbiamo fatto un giro. Abbatti albero, questa non la sapevo. Mega shortcut, yes! Ci sarà un boss qui vicino. Ecco, il level design di questo titolo è eccezionale. A livello di Dark... Non dico proprio migliore di Dark Souls 1, ma ci siamo. Tu volevi farmi il trappolozzo. Vince che attacca per primo. Imparatelo bene questo. Boss fight, vero? Ovvio. Non mi faccio inculare soltanto per... questa cosa, non è un mio problema. Sfruttiamo lo shortcut che abbiamo appena creato e sbloccato. Ok, le fiaschette ci sono.
Bisogna essere furbi per sopravvivere su questo titolo. Adesso, anzi, andiamoci a potenziare il suo scudo. Mi sta piacendo, ragazzi, ed è una cosa che è rara. Anzi, terminiamo l'episodio qui, così mi potenzio per bene. Voglio crearmi un setup che mi piace tantissimo. Quindi le armi che voglio portare a più 10 sono questa e la mannaia. Ma prima devo capire cosa ci vuole per potenziare questo scudo. Devo dire però che il fattore armatura mi aiuta tantissimo, perché le armature, anche se non si possono potenziare, ci risparmiano materiali. Immaginate a potenziare di tutto. Titanite scintillante, perfetto, si può fare. Mentre per potenziare la mannaia cosa ci vuole? L'anima del boss, dov'era? Maledetta mannaia, dove sei? Sì, ci salutiamo qui, ragazzi, e prossimamente lo affronteremo tutto con calma. Per ora sono molto nervoso, cioè, perché il gioco non mi dà spunti di... Eccola qui. Frammento di titanite, perfetto, e scala A in forza. Minchia, questa con un... Quindi ci servono, allora. Se seguiti con precisione, gli attacchi ripristinano punti vita. Voglio quest'arma. Allora, ragazzi, io l'episodio lo termino qui, anche perché devo farmare un po' di cose. Noi ci vediamo col prossimo video e vi ringrazio per avermi seguito. Ciao a tutti!